L'abbattimento dei cinghiali non è la soluzione per risolvere l'emergenza. A sostenerlo è Augusto De Sanctis della stazione ornitologica abruzzese. Dopo l'incontro dei 43 sindaci del comprensorio frentano a Lanciano e la riunione con prefetto e assessore regionale a caccia e pesca in prefettura a Chieti. Rendere possibile la caccia al cinghiale tutto l'anno, sostiene De Sanctis, equivale a centuplicare i rischi per i cittadini di prendersi una fucilata. Non si può trasformare in un poligono di tiro l'intera provincia di Chieti perché mandare centinaia di persone con i fucili in mezzo alle case, praticamente, perché poi si tratta di territori urbanizzati, crea esso stesso un pericolo. In provincia di Chieti si uccidono ogni anno migliaia di cinghiali. Anche con piani che vanno al di là dell'attività venatoria, con piani speciali, diciamo così. Questo si fa da decine di anni. Ebbene, i risultati quali sono? Non ha risolto praticamente nulla. Invece bisogna puntare sulla prevenzione dell'incidentalità sulle strade attraverso intanto studi dove avvengono gli incidenti, perché nelle altre regioni da molti anni si localizzano esattamente dove ci sono gli incidenti e si scopre che il 90% degli incidenti avviene sempre più o meno negli stessi posti, perché ci sono fonti di abbeverata e gli animali passano perché ci sono pezzi di bosco. E lì bisogna intervenire in maniera specifica, sia quando si progettano le strade, sia quando si fa manutenzione straordinaria. E questo invece in provincia di Chieti non si fa e non lo fa neanche l'ANAS. Quindi bisogna fare sovrappassi, sottopassi, indirizzare gli animali attraverso delle reti verso sottopassi esistenti, quindi senza spendere molti soldi. Sul fronte dell'agricoltura e dei danni causati alle colture dagli ungulati, l'unica soluzione concreta, secondo De Sanctis, resta la recinzione elettrica. Le recinzioni elettrificate sono l'unico metodo che funziona realmente. In altre regioni fanno decine di chilometri di recinzioni, anche con un solo recinto elettrificato che si può tirare, appunto, i cui fili possono essere tirati per decine di chilometri. Allora, se ci sono più agricoltori, si mettono d'accordo e si fanno grandi recinzioni con costi irrisori. Purtroppo voglio ricordare che la Regione Abruzzo, tramite i fondi europei, dava grandi finanziamenti per risolvere questo problema, per dare recinti elettrificati praticamente gratuitamente agli agricoltori. Bene, in tutta la provincia di Chieti sono arrivate solo 6 domande, in provincia dell'Aquila invece ne sono arrivate tante, solo 6 domande e 1.200.000 euro sono tornati indietro all'Unione Europea perché non spesi, perché non c'erano richieste. Quindi, insomma, bisogna anche, insomma, tener conto che anche le occasioni devono essere colte.